Bentornati su Top Gamer Italia, siamo ancora con Kingdom Come Deliverance, io sono Mel e in questo video vedremo come imparare a leggere, perché come sapete nel Medioevo la gente era ignoranti come capre. E nello scorso video abbiamo completato l'addestramento, addestrato per combattere, e adesso stiamo consegnando la missione al balivo, che tra le varie cose che potremmo chiedere c'è anche chi mi può insegnare a leggere e non rimanere ignorante, e lui ci darà questa nuova missione che ci porterà in un'altra città più vicino su al nord, in modo da poter imparare a leggere. È molto importante, vi consiglio di farlo prima di intraprendere la vera campagna, in quanto alcuni libri possono aumentare le vostre statistiche, come la furtività, come il borseggio, eccetera eccetera. Sir Hans mi ha sfidato al duello. Sir Hans Capon è il risfoggio della sua forza, ma in realtà è un caprone. Vai alla guardia cittadina. Questa è un'altra missione che praticamente fa parte delle missioni principali. Fai rapporto a balivo completata. Andiamo. Addestrato per combattere, che è quella lì che abbiamo completato nello scorso video. E Ordine e Pace è la missione che ci farà praticamente pattugliare la città. Siamo arrivati praticamente dallo scriba, all'altro scriba, all'altra città che adesso non mi sovviene il nome. E mangiamo dalla pendola perché abbiamo fame e parliamo con lo scriba, che è questo tizio qui col cappello da Robin Hood, lo scrivano. E non capisco perché la saggentaglia del Medioevo ci parla di spalle senza guardarci in faccia. Comunque, pagando 50 groschen ci insegnerà i rudimenti della scrittura, della scrittura e della lettura, e con la pratica poi miglioreremo la statistica lettura, che ci darà vari bonus. Consegna. E adesso impariamo a leggere. Partirà una breve scena. Nella quale ci far capire che ci vorrà un bel po' per imparare a leggere. Finalmente lo vediamo in faccia. There's a book here on the table. Try to read it. Will I manage? You ought to be able to. It's a simple text. Testo è piuttosto semplice, sei tu che sei un caprone. È mangiato come un porco. Come potete vedere, le parole sono un attimo sballate. Con l'aumentare della skill, poi si leggerà via via meglio. E non fate come ho fatto io, che mi sono andato a culo alle risposte. Leggetelo il libro. So tell me. Qua mi sono buttato a culo. There was something about some... Ah. Well, the main thing is you've managed to read the book. Ovviamente c'era una morale da apprendere nel libro. Like I told you, books are valuable. Ma noi siamo capre ignoranti e non ce ne frega niente. Yes, you have the foundation. Capra. Remember, capra. The pen is mightier than the sword. La penna è più potente della spada. Many books are written in Latin. There's a book on the table with some text.
Read it and then come back. I only just managed the fable about the goose, and now you're asking me to tackle... You're a clever lad. Sei un ragazzo sveglio. Prendiamo quest'altro libro scritto in latino. Leggiamo quattro righe scritte in latino e leggetele più volte perché vi farà le domande. Io ovviamente sono andato a culo anche questa volta perché non ci ho capito un cazzo di quello che c'è scritto. Bene, rispondiamo alle domande. Sembra di essere a un quiz a premi. I read the page. So tell me, this you pull out. Che cazzo c'era scritto? Boh. Quella di mezzo. Good heavens! Don't tell me you haven't had lessons before. Excellent. Thank you, Domine. Domine, wow. Missione completata. Come potete vedere adesso abbiamo la skill lettura, possiamo mettere questo punticino e via via che si aumenterà la skill avremo vari bonus quando andremo a leggere i libri. Più uno al dialogo soprattutto avremo dei bonus per quanto riguarda il dialogo, quindi potremo perseverare, potremo dissuadere le guardie, intimidirle quando commetteremo qualche reato. Vediamo che cosa... Parliamo di affari, che cosa ci può vendere. Vi consiglio di leggere quanto più possibile in modo da tirare su velocemente la skill. Ci sono alcuni libri che aumentano delle statistiche in particolare come borseggio, furtività, lo capite perché hanno dei titoli particolari tipo il Silenzio d'Oro 3. L'arrivo dei cerchi manuali, i manuali soprattutto sono ottimi. Parliamo del prezzo perché siamo degli spilorci e anche perché c'è un obiettivo, un trofeo da fare. Perché non ti alzi e ci parli guardandoci negli occhi? Sempre di spalle dovete parlare. Molto benissimo. Abbiamo comprato i libri e vi ricordo che non potrete leggere troppo a lungo durante la giornata. Vi consiglio di farlo ogni volta che potete, ogni nuovo giorno. Un libro sul tema della lettura, in modo da, come vedete, è uscita la parolina studia, anche se sono quattro righe, noi ci metteremo lì a studiare e quando completeremo l'avanzamento, il progresso del libro al 100%, la statistica di lettura aumenterà. Attendi un'ora, dagli. Come vedete è aumentato solamente del 9% dopo un'ora. Per leggerlo tutto e quindi arrivare al 100% dovremo leggerlo
più spesso. Non si potrà leggere più di un tot ore predeterminate al giorno. Per passare al manuale per principianti 2 dovremmo aver letto il manuale per principianti 1 e ci saranno vari libri con questa dicitura 1, 2, 3 e così via, soprattutto quelli lì che si possono studiare. Questi qui, come potete vedere, sono libri normali che si possono leggere e rivendere una volta letti. Nell'inventario vedrete i libri che avete letto senza la stellina, mentre quelli che dovete ancora leggere con la stellina. Quindi quelli che non avete letto, cioè non li vendete, vendete quelli che avete già letto. Vedete come aumenta il progresso, 47 e così via. Libri e manuali. Non capisco come la teoria vi possa aumentare la skill del borseggio, però è un'ottima cosa che aumenti. Hanno trovato un ottimo metodo. Quindi da adesso in poi, una volta acquisita la skill di lettura, tutti i libri che trovate in giro, tutti quelli che potete rubare, tutti, rubate di tutto, prendete tutto, comprate tutto, in modo da aumentare poi non solo la statistica di lettura, come è avvenuto in questo momento, ma anche le altre skill. Ci ho messo un po' nel video a capire che il progresso doveva arrivare al 100%. A un certo punto ci dirà: non puoi leggere, hai letto già troppo oggi, non puoi leggere oltre, non puoi leggere di più, perché cioè, tiene mal di testa. Avanzando con la lettura, quindi liberando altri punti di talento, noi potremmo imparare più velocemente, con lo stesso tempo ne leggeremo più di libri. Per questo video, ragazzi, è tutto. Alla prossima. Ciao a tutti.